Ciao a tutti ragazzi, come va? Benvenuti o bentornati sul mio canale. Il video di oggi, come avete visto dal titolo, è un po' particolare, un video che volevo fare da tanto tempo, però non è venuto come speravo. Vi spiego. Allora, quando ero lì a Roma, ho girato le clip. E sembrava un video abbastanza carino, solo poi sono tornato a casa, ho editato il video, l'ho montato e mi sono reso conto che non era come lo volevo, perché le clip sono poche e poi volevo registrarle in maniera diversa. A Roma ero solo, quindi magari avrei preferito una persona che era con me, che riprendesse sia me che le persone che mi guardavano e quindi poteva riprendere sia me che la reazione delle persone. Avevo solo il telefono con me, infatti ho registrato con questo, mi scuso anche per la qualità, però non ho potuto registrare molto perché avevo bisogno del navigatore, avevo bisogno di Google Maps, quindi è andata così. Però dato che questo video non è l'unico che voglio fare, voglio registrare questo tipo di video anche in altre città italiane per vedere la reazione in diverse zone dell'Italia. E quindi poi mi organizzerò un pochino meglio perché questo video l'ho registrato un po' così, con leggerezza, non mi sono organizzato bene. Spero lo stesso vi possa piacere e vedrete comunque la mia reazione alla reazione delle persone. Ora faremo un salto temporale nel passato perché le scene che vedrete sono state registrate il 9 maggio, mentre oggi siamo al 14. Allora, mi sto truccando, sto facendo make-up sul viola perché metterò una maglietta viola. Quindi ci diamo make-up finito e poi esco. Ok, sono pronto, il make-up è questo qui, mi piace molto come è venuto. Solo che mi sta già lacrimando quest'occhio qui, il destro mio, cioè la mia destra. Ora scendo e vediamo un po' le facce dei romani. Per un attimo e poi distolgono lo sguardo per far vedere che non stavano fissando, quindi vabbè, seguiamo. Vorrei farveli vedere, ma non so riprendere il viso delle persone senza permesso. Quindi non posso farveli vedere. Per ora diciamo niente di che. Non so se mi fissano più per i capelli, per il make-up o perché sto parlando col telefono da solo. Non lo so, un misto di cose. E questa è la mia prima volta che esco truccato. Una volta a Milano però non feci molta strada, truccato, insomma. Sorrisini. Però secondo me capiscono che sto facendo un video e la prendono un po' a gioco, insomma. Guardate con chi sono! Hello! Lei è vogliamo, Valentina Pozzuzzo! Vogliamo Uber! Vogliamo Uber! E ora stiamo andando all'evento. Uber! Comunque le persone sono abbastanza tranquille, cioè mi guardano. Sono talmente rincoglioniti che non l'ho ancora non capito. capisco. Sì. Comunque no, Ma c'è di guardano un po', peggio. ma niente di che. Sono rimasto un po' deluso, a dire la verità. Ora siamo a Piazza Navona. C'è un casino di gente. Ci hanno girato un pezzo del film.
Mi ha sentito il muro. Che poi in carriera ha finito bene il film, nel libro muore malissimo. Ah sì? Sì. Male, molto male. Tutti e quattro minuti. Allora, eccomi tornato. Ora vedrete che è buio. Comunque, è stato Vedete questo qui sulla destra? Era il mio palazzo, dovevo salire lì, ma ho tranquillamente proseguito. E poi dopo mi sono perso e sono dovuto tornare indietro. Fine della storiella divertente. Possiamo proseguire ora. Tranquillissimo. Sono stato ad un evento e mi aspettavo qualche commentino, qualche occhiataccio in più. Invece, no. Zero. Sono stato tranquillissimo. Ora vado in hotel e poi... E in questo momento si può leggere nei miei occhi la paura di essermi perso, perché non riuscivo più a trovare l'ingresso del mio hotel. Ve ne parlo meglio. Ok, sono salito in stanza. Come dicevo, ero ad un evento. È stato molto 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 bello. Comunque, conclusioni finali riguardo questo esperimento sociale. Mi aspettavo di peggio, ad essere sincero, però oltre a o a farmi dei sorrisini o a guardarmi, a fissarmi e per poi distogliere lo sguardo appena li fissavo anche io, non ho avuto nessuna reazione brutta o cattiva nei miei confronti. E sono molto felice di questo, non me l'aspettavo, come già vi ho detto, devo essere sincero. E nulla, ora mi strucco perché non ce la faccio più, voglio dormire. Ok, come avete visto, le clip sono queste. E più che altro avete visto ciò che vi raccontavo io delle persone che vedevo. E infatti anche nel video dico che non so se si può registrare le persone, metterle su YouTube senza il loro consenso. Quindi non lo so se si può fare, informerò. Sono rimasto molto molto contento della reazione delle persone, perché mi aspettavo di peggio. Sono partito un po' prevenuto, un bel po' prevenuto. Quindi sono rimasto davvero contento. Quando sono uscito dal portone c'erano alcune persone lì fuori che mi guardavano un po' confuse, un po' stranite. E appena vedevano che poi le fissavo anche io, distoglievano lo sguardo e continuavano a camminare. Altre invece mi sorridevano, però altre reazioni al di fuori di queste non ci sono state. Mi aspettavo sinceramente qualche critica, perché sono partito, come già ho detto prima, prevenuto. E però no, non ci sono state altre reazioni al di fuori di queste. Forse anche per questo il video non è venuto come volevo, perché mi aspettavo qualche reazione in più. Però sono comunque spero che il video vi sia piaciuto lo stesso, nonostante io non sia soddisfatto al 100%. Però ci tenevo a caricarlo, perché è un messaggio bello secondo me questo. Anche se noi pensiamo che gli italiani in generale, in discorso generale, siano un po' all'antica, è bello vedere che poi in effetti non hanno avuto una reazione così brutta nel vedere un uomo truccato. Perché già immaginavo commenti del tipo, non so, ma che siamo a carnevale? Invece molte altre persone, tranquillissime, mi guardavano come se stessero guardando una persona qualsiasi. O non lo so, non capivano che sono un ragazzo e pensavano fossi una donna. Ci sta, probabile. Spero questo video vi sia piaciuto lo stesso, nonostante non sia soddisfatto al 100%. Se così, lasciate un like e un commento. Anzi, commentate con le emoji di occhio e cuoricino, perché sono rimasto contento della reazione dei romani. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, c'è il link nell'info box. Mi raccomando, seguitemi, perché altrimenti mi seguite solo a metà. E noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacio, ciao ciao!